Jaya Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gora Bhakta Vrinda, Jaya Gora Bhakta Vrinda. Are Krishna, benvenute, benvenuti allo studio della Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capitolo ventesimo, gli insegnamenti di Sicitanya a Sanatana Goswami. Allora vediamo che qui Sanatana si offre totalmente a Sicitania. Prima Sicitanya dice a Chandrashekara: dagli dei belli abiti, ma lui eh, chiede invece dei semplici abiti usati. E poi Cetania gli dice sediti qui con noi a prendere Preshadam. Ma Sanatana dice no e Chandrasekhar gli dice lui vuole aspettare e dopo prenderà qualcosa. Ma adesso c'è la parte importantissima. Allora lui non ha accettato gli abiti nuovi. Non ha accettato di sedersi di fianco a Chaitanya Mahaprabhu per rispettare il prashada, ma alla fine prende i suoi avanzi, ma ha ancora addosso questa coperta che gli ha regalato Srikanta, suo cognato. Ci sono tante considerazioni da fare. Uno potrebbe essere che lui è. Insomma, non vuole offendere Sricante, mi ha regalato questa coperta e quindi eh, per onorare il suo dono la porto. Ho tanti fattori. Ma perché Sicitania con insistenza osserva questa coperta? Che cosa significa realmente questa coperta? Cioè, provate a immaginare Sanatana Goswami che ha rifiutato gli abiti nuovi. E quindi veste in modo molto semplice, eh, non si se ne è neanche seduto a prendere il cibo, ma ha questa coperta costosissima addosso. Che cos'è quest'ultimo baluardo dal quale ci dobbiamo separare? Eh, noi, qui adesso, osserviamo perché queste cose sono ancora ideali per noi, sono ancora molto lontane, però è importante fissare. E il pratista è l'idea che abbiamo di noi stessi. È io, io mio. Cioè se nata Nagoswami ha avuto un passato, un grande ministro. Cioè queste, que, questa presenza è come un fantasma che ci avvolge. È come un fantasma che ci avvolge. Sanatana porta ancora, anche se non più a livello grossolano. Eh? Questo è il controllo, ci sono due controlli importanti da fare, ma uno è quello fondamentale. Di solito per noi il primo controllo è più facile, è quello dell'intelligenza. Noi possiamo abbandonarci, non accettiamo i vestiti, non accettiamo il cibo, eh, facciamo tante cose. Ma manteniamo le nostre concezioni, la nostra, la nostra idea. E quella la coperta. Quello è durissimo. E sapete che cosa fa questo? Fa che normalmente l'intelligenza può vincere, ma quando ci sono prove come è successo per Argiuno, per tanti altri, molto forti, la mente non ti permette di abbandonarti. Uno dice, ma com'è possibile? Eh? Ho avuto tanta associazione, mi sono dato tutto? No, non hai dato tutto, perché questa è, è, è la cosa principale da dare. Mm? Lo dice Bhaktivinoda Thakur in tante sue canzoni del Saranagati. Saranagati significa proprio questo. Atmanivedana. Quell'abbandono lì, manmana, non è dell'intelligenza. E non è nemmeno la mente materiale, ma è l'essenza di noi stessi. Noi possiamo vedere noi stessi solo attraverso lo sguardo del, dell'amato. Altrimenti siamo noi che osserviamo, siamo noi che ci proponiamo, con tutto il nostro bagaglio. Invece, qui Setagna eh, cerca di portare Sanatana Goswami a vedersi attraverso gli occhi del suo amato, cioè i suoi occhi. E questo è quello che costantemente succede a Ferrarade Cristo ed è quello che ogni discepolo dovrebbe fare nei confronti del maestro spirituale. Più ancora di conoscere il maestro è importante farsi trovare dal maestro perché per farsi trovare devi essere completamente abbandonato eh, una è l'intelligenza, l'altra invece è la città. Eh, io sono tuo. Allora lì incominciamo in a vedere. Comunque entriamo. Sicetania Maprabhu si sentì immensamente felice nel vedere che Sanatana Goswami seguiva così fedelmente i principi del sannyasi Capite, questa è l'intelligenza. Ed è, ed è quella che quando noi la controlliamo pensiamo di aver fatto tutto il lavoro, ma non è così. Ma qui Sanatana Goswami ha un maestro molto molto profondo. Tuttavia guardava con insistenza la coperta di lana che Sanatana Goswami portava sulle spalle. Pensate che sarebbe bastato dire Sanatana. Ma cosa fai con questa coperta? Eh, buttala via. Cioè, obbligarlo? No, perché non, è, non basta togliersi la coperta, cioè, eh, da dosso, perché quella è sempre l'intelligenza. Sanatana janila e prabure na bahia, bota, tiaga, caribe, cintila upaia. Sanatana Goswami si accorse che il sicilitano fissava con insistenza quella costosa coperta di lana e capì che il Signore non la provava, allora cominciò a riflettere sul modo di sbarazzarsene. Questo è molto interessante, lui semplicemente poteva levarsela e buttarla. Credetemi, qui è, conte, è, è, è contenuto l'essenza del successo. Del successo significa incontrare l'amato, la, cioè abbandonarsi veramente all'amato. Sanatana è molto intelligente e sa che non basta togliersi la coperta, non sono gli abiti che fanno il monaco, non basta togliersi la coperta. Allora cominciò a riflettere sul modo di sbarazzarsene. Eh? Qui dovremmo sentire i, i peli che si rizzano sul nostro corpo perché questa è l'essenza di, di tutti gli insegnamenti. E i cinti, gela, gangaia, maddiana, carite. Eka, Gadia, Canta, Duna, Diace, Sukhaite. Qui il punto è, io come posso fare quello che devo fare o come, posso o come posso capire ciò che il mio amato desidera che io faccia? Capite? Sono due prospettive molto diverse. Se noi non vediamo la differenza è perché ancora stiamo lavorando con l'intelligenza. Ma noi non siamo l'intelligenza, noi siamo l'anima. E l'anima agisce su un, un piano diverso. Immerso in questi pensieri, Sanatana andò a fare il bagno sulla riva del Gange immerso in questi pensieri e eh, questa è la meditazione devo eh, desidero oh signore fammi capire cioè ma che cosa co, dov'è la difficoltà to, pre, prende sta coperta togliela e buttala via dov'è la difficoltà ma non qui la coperta non è la coperta non si può buttare via questo. Ci deve essere, cioè tutto in questo mondo avviene attraverso un'interazione di due. Non è possibile fare nulla da soli, nulla. È una scoperta incredibile, perché l'unico che fa qualcosa da solo, apparentemente, è... Isvara cittananda Vigra È la Suprema Personalità di Dio. In una, in una visione che per noi è molto difficile da concepire, perché questa persona non è sola. Però qui la vediamo nel suo aspetto di Creatore Supremo, della causa di tutte le cause. È l'unico. Tutti gli altri hanno bisogno di un'interazione. Se noi pensiamo a tutto il processo devozionale, vediamo che è basato so, tutto su un'interazione. Eh? Narottama Dastakur ci spiega che senza l'interazione con il guru con, e con i devoti non è possibile fare nessun progresso. Perché da soli non si fa nessun progresso. Tu stamana, tu mi kishera eh? vaisnava. O oh, mente ancora sotto il controllo dell'intelligenza, mi vuoi imbrogliare? Pensi di riuscire a superare eh, il grande oceano dell'esistenza materiale ostentando le tue capacità? In solitudine? Questo è l'imbroglio più grande. Noi non possiamo fare nulla a livello trascendentale senza interagire con un altro perché l'amore è solo nell'interazione. E lo vediamo qui. Eh, questi, que questi versi sono di un'importanza, ma è molto difficile coglierne il profondo significato. Se noi pensiamo che basta sbarazzarsi degli oggetti di valore no? e pensare di essere diventati mendicanti d'amore perché siamo vestiti eh, da Ridra Narayana perché siamo, non ci vestiamo più di ricchezze così e questa è l'illusione proprio è, è un'illusione che copre un'altra illusione mentre era là vide un mendicante del Bengala che aveva lavato il suo scialle e l'aveva steso ad asciugare Tare kai, ore bai, kara upakare, ei bota, lana, ei canta de amore, e canta, copina canta sritto. I Segozvami avevano solo questi due oggetti, copina, che l'abbiamo visto prima per Sanatana, e canta, che è questa coperta fatta di avanzi di stoffi. Sanatana Goswami si rivolse allora al mendicante Bengali con queste parole Mio caro fratello, ti prego, fammi un favore vorrei scambiare il tuo scialle con questa coperta di lana Capite? Ecco l'interazione Ieri cantavamo una canzone dedicata a Gurudeva che dice Sakalesa manna korite sakati deonata jata jata O Gurudeva Insegnami a rispettare in modo adeguato tutti gli esseri viventi. Allora tutte le mie parate, le offese svaniranno e io potrò Sukke, gustare il canto del Santo Nome. Prima non è possibile arrivare al canto puro. Allora, qui Sanatana Gosvami applica il principio. Se kai Raassia, Kara, Pramanika Ana, bao Muglia, bota, di Kena, Canta Lana, il mendicante fraintende, Signore tu sei una persona rispettabile, perché ti stai prendendo gioco di me? Perché vorresti darmi questo oggetto costosissimo per il mio straccio? Perché vorresti scambiare la tua costosa coperta con questo straccio logoro? Teno kai kai satyavani bota laha tumi dea mora canta Kani. Sanatana disse: Non sto scherzando, dico la verità. Per favore, prendi questa coperta in cambio del tuo scialle logoro. Io so che il tuo scialle è logoro e so che la mia. Coperta e costosa, ma io ti chiedo se lo vuoi fare, che io sarei felice se tu potessi fare questo scambio. E tabà canta la hila, bota tan dia, gosanira tani, aila canta geladia. Con queste parole, Sanatana Gosvami fece lo scambio. Poi tornò da Siceitanya Maprabhu con quella stoffa sulle spalle. Perché, qual è la motivazione primaria di questo scambio? La soddisfazione di Cetania Mavra. Non è la sua rinuncia, non è la sua presunzione di essere un'anima una, un rinunciata, una grande anima, perché questo è peggio della coperta. Eh? Ma è molto difficile comprenderlo. Ci sono persone che vivono anche ignude, ma hanno, hanno, hanno un volume enorme di ricchezze egoiche, e lì non hai fatto niente. Non hai fatto niente. No? Allora bisogna comprendere, infatti, qui. Kaviraj Goswami è così bravo con le parole perché ha ricevuto la misericordia. Con queste parole Sanatana Goswami fece lo scambio. Poi tornò da Sicetania Maprabhu con quella stoffa sulle spalle. Capite perché ha fatto tutto questo? Per soddisfare Sicetania Maprabhu. Perché Sicetania Maprabhu ha ha un progetto d'amore per lui, è uno strumento d'amore Sanatana, e questo strumento deve essere duttile e malleabile come Cetania vuole. Questo è il discepolo nei confronti del maestro. Noi non troviamo il guru, è impossibile trovare il guru, ma è lui che trova noi. È il famoso verso, bramanda bramite connia baggia Vangi. Guru Krishna Prasade, Bhagya Guru Krishna Prasada. Che cos'è questa fortuna che dopo aver vagato ci permette? È proprio questa. La fortuna di poter in, farsi incontrare da un guru. Allora per farsi incontrare vi, vi, vi per un attimo gentilmente riflettete su questo. Se Sanatana Goswami mantiene delle sue concezioni diverse da quelle di Cetania, Cetania non lo può incontrare. Capite? Perché uno mantiene un, una, una certa libertà d'azione che non è, non è controllata dall'amore di Cetania. Il guru, l'amato, lo tollera. Perché dobbiamo essere rispettosi, ma non è la perfezione. È, invece, Sanatana è così determinato che lui allora, ha la capacità di cogliere: eh? questo poi ci porterà a delle riflessioni incredibili sulle relazioni, di cogliere. La visione del suo amato e quello è veramente l'amore. L'amore non è semplicemente soddisfare l'amato nella sua manifestazione esterna, conoscendolo e così, ma addirittura essere in grado di concepire ciò che lui nel profondo di se stesso desidera. E quando tu. Tu, per grazia, Bhagya Vangiv, riesci ad entrare in questo flusso, l'innamorato è così meravigliato, è così stupefatto dal tuo amore, che il suo amore aumenta smisuratamente. E allora incomincia lo scambio smisurato. Capite? L'amore non può essere controllato se non dall'amore stesso. Non c'è una tecnica. Eh? Ci sono de delle persone un po' naive che pensano che ci sia la tecnica dell'amore, eh? in, in riti, in cerimonie, in rituali, ma non è così. E, que e quello è ancora qualcosa di... se, se è preparato, come fa a, a stupire? Quindi qui Sanatana desidera cogliere. E soddisfare il desiderio più intimo di Siceitania perché Siceitania ha un piano per lui e vediamo che ha un piano per ognuno dei suoi discepoli. Non a tutti chiede di fare quello che chiede Arupa, a Sanatana. Né? Per esempio, a Ramananda Roy mantiene una certa eh, anche esternamente. Eh, eh, Vidyanidi, Pundarika Vidyanidhi o tanti altri. Nityananda, Nityananda era, era vestito in modo speciale con il Danda d'oro, mica gli chiede: oh Nityananda, perché no. Ma qual è la, la, la meraviglia? È che ognuno, eh? perché Nityananda è il Dio servitore, Nitiananda ha capito qual è il desiderio di Cetani e quindi si conforma a questo desiderio. Questo è l'abbandono. L'abbandono non è esternamente eh, apporsi e poi soddisfare le richieste esterne, ma è proprio comprendere. È detto che il guru viene proprio per insegnarci questo sentimento che rada nei confronti di Krishna. Quindi vediamo appena Cetania lo incontra. Prabhukai, Tomara, Bota, Kumbala, Kotagela, Prabhupada, Saba, Kata, Gosani, Kahila. Quando Sanatana Gosvami fu tornato, il Signore chiese: Dov'è la tua coperta di lana? Ma che gli interessa a Cetania, capite? Allora Sanatana narrò la storia al Signore. Chiaro qui ce la deve spiegare, eh, ma io nel cuore penso che Sanatana, sì. No, perché è un rischio narrare la storia, uno potrebbe sembrare presuntuoso, no? però qui eh, Krishna Skavirat Goswami deve farci anche intendere. No? Prabukai Ia ami kariaci vichara visaya roga, kandaya, Krishna Yetomara. Sechene rakibe tomar sesa, visaya boga. Raga kandi, sad, vahidana kai sesa roga. Qui con queste parole Sicetania ci fa capire tutto. Sicetania Maprabo allora disse. Ho già meditato attentamente a questo proposito, poiché Krishna è molto misericordioso, ha distrutto completamente il tuo attaccamento per le cose materiali. Perché Krishna dovrebbe permettere di mantenere un ultimo frammento di attaccamento materiale? Dobbiamo riflettere, ma, ma pensate che a Cetani interessi una coperta? Molti a, eh, vogliono contemplare questo. Dopo aver debellato una malattia, un buon medico non lascia che ne rimangano degli strasichi. Perché questi straschi sono la cosa, il pratista è la cosa più difficile da abbandonare. Ma Caitania, se avesse visto riluttanza in Sanatana, non avrebbe insistito, perché obbligare uno non porta niente. Eh, no, no, uno non può sciogliere i nodi del cuore se è obbligato da un dovere, ma deve essere un atto d'amore. Avete visto? Sanatana è molto profondo. Non ha buttato via la coperta, non l'ha bruciata, è andata a fare uno scambio. Eh? Qui uno potrebbe, potrebbe starci giorni a comprendere tutti i risvolti di questa importantissima eh, relazione. Questi Strasichi. Possono andare avanti per vite. Il maestro aspetta, l'amato aspetta, e cerca in tutti i modi di aiutare, ma la decisione, capite? Spetta a noi. Sicetania non ha strappato la coperta, ha detto questa ti porta all'inferno. No, non gliela strappata lui non l'ha obbligato a buttarla via, perché non serve a niente. Allora per quello che è il maestro spirituale così importante, il maestro spirituale deve essere un devoto molto elevato. Non deve, non deve essere un insegnante che, che, che agisce a livello ancora, seppur elevato, di questo mondo, perché quello serve a poco. Il maestro spirituale deve poter, deve avere la capacità di agire a livello dell'anima. Quindi, deve essere situato a quel livello, altrimenti non c'è, gli strascichi rimangono. Rileggiamo. Si Caitanya loro disse: Ho già meditato attentamente a questo proposito. Non pensare che a me non mi interessi, non mi interessa quello che ti sta capitando. Io ho meditato profondamente su questo. Poiché se Krishna è molto misericordioso, ha distrutto il tuo attaccamento, tu hai lasciato la tua posizione, hai dato tutto il tuo denaro, sei fuggito per i boschi, hai avuto tante difficoltà, hai abbandonato tutto, e quindi è stato molto misericordioso. Ma c'è ancora qualcosa. Poiché perché Krishna dovrebbe permetterti, se è stato così misericordioso, di mantenere un ultimo frammento di attaccamento materiale? E vi garantisco che la maggioranza delle persone pensano «Ma che cosa ho tenuto? C'ho un registratorino da qualche parte? C'ho uno smartphone? C'ho, non so, qualche soldino da parte?» me ne devo liberare ma non è questo il punto è anche questo ma questo sarà il riflesso dell'altro no? è il nostro cuore l'idea che abbiamo di noi stessi come ci proponiamo sono io che conquisto il maestro spirituale che conosco il maestro spirituale sanatana goswami non fa questo lavoro fa il lavoro opposto lui Osserva così profondamente che coglie il più profondo sentimento e desiderio di seccetanea e si adegua a questo. Questo è il che ieri ne abbiamo parlato tanto. Il significato del verso di Rupa Goswami Anjabi Lakshita Sunyam Gyanakarma Dianabritam Anukuliena Krishna Bhakti Uttamam. Qual è la Bhakti più elevata? Bhakti uttamam Anukuliena Krishna Anusilana. Capite che cos'è la fortuna di avere queste scritture, questi devoti che ci mostrano questa realtà. Perché queste sono le, le finezze, è come un musicista. Ci sono musicisti che hanno grandi capacità manuali, e adesso come si chiama, si dice virtuosismo, ma il virtuosismo è, è piace alle persone molto esterne, ma la profondità e il sentimento, per cogliere questi aspetti bisogna liberarsi di, queste, di questi condizionamenti. Dopo aver debellato una malattia, quindi ti ha tolto tutti gli attaccamenti, ti ha, ti ha fatto lasciare la tua posizione, ma c'è ancora qualcosa? Sì, un buon medico non lascia che ne rimangano degli strasichi. Ma qui dobbiamo capire che c'è il Maestro Supremo e il Discepolo Supremo. Adesso non è che noi otteniamo questo perché l'abbiamo letto, bisogna meditarci molto, eh, dobbiamo essere consapevoli. Qui c'è Cetania e Sanatana Goswami. Tina, Modrara, Bota, Gaia, Madukari, Grasha, Dharma, Ani, Aia, Loca, Care, Upasha. È un controsenso praticare il Madukari e nello stesso tempo indossare una coperta costosa. Facendo così si perde forza spirituale e si diventa oggetti di schermo. Eh? Guarda, proprio in questi giorni discutavamo di questo anche con Madumati. A volte noi cerchiamo di essere i più umili. Eh? Eh, voglio essere umile, signore, dammi la forza di essere umile. Però poi abbiamo dei punti nei quali siamo intransigenti. Questa è la verità assoluta. Allora, ma questo non è un controsenso, questi sono gli strassichi. Allora, da una parte vogliamo essere il più umile, sì, però, questa è la verità. Uno dice: beh, ma chiaro, ma la verità, ma come fa una persona che sta cercando la perfezione a pensare di aver capito la perfezione? Allora, solitamente gli, i, 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 i goswami ci hanno insegnato anche questo. Per esempio, quando c'è il Digvijay che li sfida. Loro accettano perché cosa importa? La ragione non porta fortuna a nessuno, capite? E anzi, questo darà un grande insegnamento anche a Jiva Goswami, che è ancora giovane, è ancora pieno di questi strascichi, identificazione con se stesso. Allora il punto è invece quello di rifugiarsi. Nella misericordia del Signore, eh? il nostro Guru Deva ci ha detto in quei momenti meditate sul vostro guru, chiedete aiuto a lui. E se chiedete sinceramente aiuto nel cuore, eh? ridai. Eh? Proprio la, la canzone di, di Narottama, eh? se Guru Vandana, lo spiega. Prema Bhakti Jahoite avidya vinasayate vede Gai Yararcharrito. Lui nel cuore dà la consapevolezza per, per fare la cosa migliore e la cosa migliore non è mai argomentare. La cosa migliore, come qui fa Cetania, è impossibile stabilire una verità se entrambi le persone non sono in grado di coglierla. È impossibile. Di solito, quando vediamo discussioni, queste discussioni avvengono fra due persone che non hanno la possibilità di afferrare la verità e invece ne discutono entrambi affermando che la loro è la verità. Ecco perché dice, facendo così si perde forza spirituale e si diventa oggetto di schermo. Ed eccoci qua, eh? tutti che argomentano sulla verità, ma questa è la verità. Ma se dall'altra parte dici sono il più insignificante, sono il servitore dei servitori, come fai ad aver capito la verità? È un controsenso, ed è quello che gli sta dicendo qui sui Ciosani. Capite che cosa significa il verso? Trina da pisa unicena, tarora pisa isnona, amanina manadena. Rispettare tutti senza chiedere rispetto. Allora il Signore è lui che interviene a stabilire la verità, perché è il suo compito, ma quella è un'altra cosa. No, ma io sono il servitore, devo stabilirla. Questa è l'intelligenza, non è l'anima. E che ci porta a grandi complicazioni. Ve l'ho detto è un lavoro molto lungo, paziente da certosini, però con l'aiuto quotidiano di queste cose, cantando il santo nome, praticando, piano piano questi principi entrano nel profondo del nostro cuore. E non pensate che basti, sì, all'inizio va bene, ho preso prasciada, sono andato al tempio, fatto... ma è un lavoro personale, qui, qui vedete che sono persone. Qui c'è Sanatana che è vicino a Cetania, ma non è che perché è vicino a Cetania ha già risolto tutto. Eh? Uno dice: Ah, eh, ma se sono lì con Dio, la Persona Suprema, si si radha Krishna personificati, è già fatto tutto? No! Sanatana deve andare a, deve andare a meditare, a prendersi, andare al Gange a trovare una persona, scambiare la coperta, ritornare. Capite? È un'idea molto naif che abbiamo della spiritualità, perché la spiritualità significa scambio d'amore. Allora dobbiamo essere pazienti, però profondi. No? La nostra vita deve essere imperniata su questo principio. Eh? Signore, aiutami. A, a, far, a, a fare i passaggi eh, con giusto, giusta comprensione, necessari. E allora sia nel cuore che esternamente attraverso il guru e i devoti, se noi ascoltiamo, questo può in fretta portare a un risultato. Come vi ho detto, se se Sanatana non avesse compreso, sia che avesse buttato via la coperta senza fare il lavoro interiore, sia che avesse detto, ma signore, ho freddo una coperta che mi fa, eh? e non avrebbe risolto la questione e questo strassico si sarebbe allungato per chissà quanto. Infatti, prima vi ho citato la storia di Jiva Goswami, eh? I, i due zii, soprattutto Rupa, che è, è anche il maestro, ha aiutato Jiva a liberarsi da questa visione, da questo strassico, con una grande prova. Ed è per quello poi che ha potuto offrire un tesoro così grande. Prasanna, Ana, Prabhu, Tandre, Kripa kaila, Tandra, Kripaya, Prasna, Karite, Tandra, Saki, Haila. Soddisfatto di Sanatana Goswami? Adesso lui può. Dice, ma perché non gliela ha offerta prima? Caitanya Prabhu gli concesse la sua misericordia incondizionata. Allora, chi ha gli occhi chi ha gli orecchi per, per sentire? Soddisfatto di Sanatana sapete cosa significa soddisfatto significa che Sanatana si è reso idoneo perché la misericordia non può essere data se non sei idoneo a riceverla perché non la, non la vedresti noi non siamo dei robot che possono essere programmati perché non c'è amore qualcuno pensa che se Dio vuole Può farlo, no, non è mai successo e non succederà mai. Non l'ha fatto con Arjuna, non l'ha fatto con Dropadi, non l'ha fatto con nessuno. Ditemi un esempio e io allora dopo accetterò. Ma io nelle scritture non ho mai trovato un esempio di questo. Non c'è. Soddisfatto di Sanatana, Cicetania gli concesse la sua misericordia. È uno scambio, sono in due. Uno ha fatto di tutto, del Signore desidero il tuo amore e sono pronto a tutto per questo amore. Questo pronto a tutto non significa che mi baso sulle mie capacità, adesso divento austero, rinunciato, no. Cerco di capire il tuo desiderio. Questo è, è, è incredibile. E eh, Questa è la Bhakti. Questa è Simati Radharani. Simati Radharani costantemente assorta a capire come soddisfare il suo amato. Questo è l'amore supremo. Per la misericordia del Signore, sonatano Gosvami, ricevete la forza spirituale di fargli delle domande.

Un tempo Sicetania Mahaprabhu aveva interrogato Ramananda Rai sulla spiritualità e per la misericordia incondizionata del Signore lo scambio, Ramananda Rai aveva potuto rispondere in modo adeguato. Ora, per la misericordia del Signore, Sanatana Goswami sottopose alcune domande al Signore e Sicetania Mahaprabhu gli rivelò personalmente la verità. Allora qui di nuovo dobbiamo essere attenti a comprendere bene. Vabbè, tante traduzioni così. Per la misericordia del Signore Sanatana Gosvami sottopose alcune domande. Cosa significa questa misericordia? Questa misericordia significa che Siceitagna ha capito e accetta Sanatana come suo amato. Perché Sanatana ha dimostrato, cioè ha, ha il desiderio totale di, di, di essere questo. E allora è in grado di toccare degli argomenti che se non, se, 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 senza questa relazione profonda, senza questo abbandono, non è possibile. Come vi ho detto prima, se due persone, no? un anche, senza parlare di arroganza, ma che non hanno realizzato, anche se parlano del principio della verità, ma la verità non l'hanno colta. E allora la verità non si stabilisce, il tatua non si stabilisce. Il tatua si stabilisce solo quando una persona ha colto il tatua, ma qui il tatua l'ha spiegato. È la misericordia, è l'incontro d'amore con, con il Signore allora tu diventi in grado di, di, di relazionare a questo livello. Perché altri non potrebbero fare queste domande? Perché, perché non c'è questo tipo e profonda intimità? Casomai, tecnicamente parlando, le parole sono le stesse, ma non c'è la realizzazione, non c'è la comprensione, non c'è lo scambio. Krishna svarupa madhuryas varya bhakti rasasrayam ra tattvam sanatanayasam kripoya padishasa. Sicitanya Mahaprabhu, Dio la Persona Suprema, parlò personalmente a Sanatana della vera identità di Sri Krishna. Gli parlò anche dell'amore coniugale del Signore della sua opulenza personale e dei dolci sentimenti del servizio devozionale. Tutte queste verità furono spiegate a Sanatana Goswami dal Signore stesso nella sua misericordia incondizionata. Ma queste cose non le aveva già spiegate a Rupa Goswami? Che bisogno c'è? Ma non le aveva spiegate già a tanti, a Uddhava, qui lo dice, a Ramanandarai, eh, un tempo Sicetani aveva interrogato Ramanandarai. Perché la relazione d'amore, il tatua, non è statico. La relazione che c'è fra Cetania e Sanatana è diversa da quella che c'è tra Cetania e Rupa o Cetania e Ramanandarai. Quindi porta a qualcosa di diverso. E questo per alcuni è incon inconcepibile, inaccettabile. Loro pensano, alcuni pensano che una verità sia statica e questa e basta. Ma allora la varietà di tutti questi incontri di Cetania è, è tutto fasullo, lo fa così per, per passare il tempo. Eh? È importantissimo comprendere questo. Quindi, la relazione che il Signore ha con ognuno di noi è unica. È una forma d'amore unica che non si ritrova in nessun altro luogo. Ed è questo che dà soddisfazione a noi e al Signore. Se, fossimo, se fosse qualcosa di stereotipato, che esiste già da qualche parte, e allora è solo una coppia. Eh? Siete mai stati bambini quando avevate. Le figurine doppie che facevate, cercavate di scambiarle con i vostri amici. Che ve ne fate di un figurino doppio? Che ve ne fate? Eh? Ma su queste cose sono così pochi a riflettere. No? Tabe, Sanatana, Prabura, Charane, Daria, Dainia, Vinati, Care, Dante, Trinalana. Ponendosi un filo di paglia tra i denti e chinandosi a terra, questa è l'attitudine giusta: che non è solo questione di posa, eh, di piegamento delle membra, ma è proprio uno stato interiore. Sanatana Goswami afferrò i piedi di, di, di Loto di Sicitania Maprabhu e gli rivolse umilmente queste parole: Niccia Jati, Niccia Sanghi, Pratita Adama. Uvisaya, Kupe, Padi, Gonahinu, Janama. Sanatana Goswami disse, sono nato in una famiglia degradata e frequentavo persone spregevoli. Allora, qualunque cosa noi abbiamo fatto, ve l'ho detto qui a volte anche le parole, le traduzioni, così, il punto è... Che adesso Sanatana è di fronte al puro amore. Tutto ciò. Cioè, se noi se noi abbiamo in mano il diamante più puro e prezioso, tutti gli altri gioielli svaniscono di fronte a questo. Non è che dice, eh, ma, ma che ho... Cioè, dice tutto ciò che è passato è stato solo un'ombra della realtà. Io stesso sono un essere spregevole, il più degradato tra gli uomini. Sanatana conosceva lingue, parlava il persiano, il, 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 il parsi, l'indi, il bengali, era un ministro, rispettato da tutti. Ho trascorso tutta la mia vita nel pozzo di un materialismo peccaminoso. Cosa dice qui? Cosa vuol dire, Signore, non ho capito niente. Io ho provato a essere felice, ma non ce l'ho fatta. Se noi dice sì, ma sono abbastanza soddisfatto, però mi mancherebbe quel, questo qui. No, lì si mette zero, chiuso. Ve l'ho detto, qui stiamo, stiamo vedendo una relazione profondissima di, di personalità che sono pronte a questo, no? però cogliamo l'aspetto. Perché tanti prendono i giornali e seguono le grandi star? Perché vorrebbero lo stesso rasa che hanno loro. Allora, se noi desideriamo questo rasa, questa relazione di Cetania con i suoi amati, e questo è il modo di comprenderlo. Spiegazione. Ecco che Prabhupada puntualmente lo dice. In realtà Sanatana Goswami apparteneva a una famiglia di brahmana perché discendeva dal gruppo dei brahmana Sarasvata. Sarasvata è un gruppo di brahmana elevatissimo ed era molto colto ed educato poiché in un modo o nell'altro aveva assunto il, 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 il posto di ministro e quindi doveva frequentare persone degradate, e avendo trascorso la vita in quel modo era consapevole di aver perduto il suo tempo prezioso. Questa affermazione sul modo in cui si cade nel mondo materiale è resa dalla più grande autorità nell'ambito dei de, de, de Vaishnava de che seguono Chaitanya. Citt in realtà, attualmente il mondo intero è caduto nell'esistenza materiale. A Panara Itaya Kicciunagiani, Grammia Viavare Pandita Tai Satyamani. Non so che cosa sia benefico o dannoso per me. Quando si ci pone di fronte al maestro spirituale, si deve avere il desiderio di riscrivere dall'inizio. Questo significa Dvija, nascere eh, la, nasce, la seconda nascita. Se noi scriviamo su quello che abbiamo già scritto e stiamo, eh, vi ricordate, prima abbiamo letto le, le come che le chiamate, le, le, il medico deve curare, ecco, strassichi, che quegli strassichi, no? dobbiamo riscrivere. Non so che cosa sia benefico o dannoso per me. Nonostante ciò la gente mi considera generalmente un grande studioso, ma sapete qual è il guaio più grosso? È che anch'io mi considero tale. Quello è il pratista. Quello è il pratista. Uno che ha questa idea non, non scrive da capo, ma tiene le sue considerazioni. Ed è quello il guaio, quelli sono gli strassichi. Capite? Qui arriviamo proprio ci da. Ci, ci, ci offre infatti eh, Silapravo non sapendo se riusciva a, a tradurre tutta la Cetania Ceritamrita e, e, e sapeva dell'importanza offrì ai devoti gli insegnamenti di Sicetania Mapravo è un libro che molti di voi conoscono che è, è, è glorioso è stato apprezzato da tanti, perché contiene proprio questi insegnamenti, Arupa, Sanatana, Ramananda, altri. No, sono un'essenza, perché questa è l'essenza. No? Dopo poi, per fortuna nostra, riuscì anche a tradurre tutta la Cetania ceritambita e, e a offrircela questo tesoro immenso. Eh? Io più, più vado avanti e più... E per, Pochino, ma riesco a vedere lo splendore di questo gioiello, perché vi garantisco che il punto è molto semplice. Noi non possiamo abbandonare qualcosa che pensiamo che abbia ancora un valore. Allora, ma per fare questo dobbiamo trovare qualcosa di più grande valore che offuschi questo. Allora, se non comprendiamo pienamente il valore che abbiamo qui, non riusciamo ad abbandonare, ma restiamo attaccati. Eh no, ma questo è importante. Eh? Io sono nato in una famiglia Saras di Brahmana Sarasvata, conosco Come. le lingue, tutti mi apprezzano, ma perché dovrei lasciare questo? Ma qui Sanatana invece lo fa e lo chiede al Signore. Significa che si dice, Signore, io, vedi, adesso sul mio taccuino ho cancellato tutto, tutto bianco. Adesso per favore indicami tu la strada. Questo l'ha fatto, fatto Arjuna nella Bhagavad Gita. CRIPA CARI IA MORE CARIACCIA UDDAR APANA CRIPATE TAEM CARTAVIA AMAR Nella tua misericordia senza causa mi hai salvato dalla via del materialismo. Ora, con questa stessa misericordia, ti prego dimmi qual è il mio dovere. Questo è il punto di svolta. Non basta, non basta essersi liberati dal materialismo. Questo è il primo piccolissimo passo. Adesso bisogna sviluppare la relazione. Capite? Invece noi, molte volte, quando eh, riusciamo attraverso i nostri sforzi apparentemente alle... pensiamo che di aver già capito. Eh? Sono rinunciato, non ho più desideri materiali, sono vegetariano, mangio solo il cibo che offro a Krishna. E questo e quell'altro. Ma questo è l'inizio, è Brahma Bhutta Prasannatma, È l'inizio. Qui Sanatana glielo chiede dice nella tua misericordia senza causa mi hai salvato dalla via del materialismo quindi non sono più un materialista ma questo non è l'arrivo è l'inizio ora con questa stessa misericordia quindi c'è bisogno della stessa misericordia ti prego dimmi qual è il mio dovere se io penso a tutti i fraintendimenti che per anni e anni io personalmente ho portato avanti non comprendendo non dico che l'ho compreso adesso no? perché si pensa proprio che quando siamo liberi oh, mi alzo ogni mattina faccio la doccia due volte al giorno faccio questo quello, ma allora sono un'anima realizzata sono già una grande anima no perché se vai nel tuo cuore, dov'è la relazione d'amore? Dov'è il tuo amato? Ma sappiamo cosa significa amore. Amore significa mica io ti amo. Cioè, eh, deve essere reale. E allora qui Sanatana Goswami lo dice, per favore, signore, cosa devo fare per soddisfarti? Che ami. E eh, questo è il, è il verso più famoso di Sanatana Goswami. Che ami. Che ne ha mai aggiare tapatraya? Ia nai giani che eh? Quante volte ho sentito questo verso? Chi sono? Chi sono? Anche se adesso sono libero da tutto, ma chi sono? Ma per un attimo proviamo a indagare nel nostro cuore. Ma noi sappiamo veramente chi sono? Ma eh sì, io sono un'anima. Ma chi? Dove sto andando? E eh, vado nel mondo spirituale, ma chi sei? Cosa farai là? Dove sarai? Che avrai vicino? E eh, non lo so, e allora dove vai? Non lo so, a volte siamo così naif, eh, ma io mi fido, ma devi fare domande. Dove vai in vacanza quest'estate? Ma vado, ma c'hai il biglietto, c'hai la prenotazione? No, ma io mi fido di che cosa? Dove vai? Vai al, al caldo, al freddo? Cosa mangerai? Dove dormirai? Ma mi fido. Chi sono? Pensate, qui Sanatana Gosvami, eh? pensate quanto siamo naif a volte, proprio. eppure il libro è qui. E le interpretiamo in modo completamente naif. Chi sono? Perché sono tormentato da dalle tre forme di sofferenza? Adiatmica, adibautica e, e adidaivica. Perché? Perché? Se non so tutto questo, come potrò averne un beneficio? Poi è così chiara. Eppure, Sadhya, Sadhana, Tattapucce Najani, Kripakari, Saba, Tattu kai e Apani. Eh. L'ultima cosa che dice Sanatana è poi la risposta di Cetania domani, perché così entriamo in un'altra dimensione, perché qui si Cetania dà la conoscenza più importante per noi. In realtà io non so neppure come informarmi a proposito dello scopo dell'esistenza e del modo per raggiungerli. Stesse domande di Marac Parixit, nipote dei grandi Pandava, cioè, ma ci rendiamo conto, queste sono personalità, ma pensate che fanno queste domande così a caso? Ti prego, mostrami la tua misericordia e spiegami tutte queste cose. Eh, ma questo lo vedremo domani. Noi dobbiamo indagare su queste cose. Allora, chi sono? Chi di noi sa chi è? Ma come? Eh, Padmanaba, ma, ma come? Che sono un'anima. Sì, ma chi sei? Chi siamo? Dove stiamo andando? Qui poi dici, in realtà non so neppure come informarmi a proposito dello scopo dell'esistenza. Ed è il modo per raggiungere questo scopo. Lo sto raggiungendo? Cioè, ve l'ho detto, se io decido di andare in un luogo in vacanza, cioè ce l'ho il biglietto, ho cioè, i permessi per andare, per... per eh, cioè, dove stiamo andando? In quale parte? Dove? Con chi? Con chi mi incontrerò? Eh, ma... Eh, mi sembra quando... Nel Catechismo quando ero bambino facevo certe domande e mi ricordo il mio preticello molto simpatico. E io mi chiamavo Pietro, no? E lui mi diceva Piron, ma cosa vuoi sapere? Ma dai, ma eh? cosa vuoi sapere? Ma come, come voglio sapere? Ma dove sto andando? Cosa, dove, cosa incontrerò, cosa farò, con chi starò? Queste, queste domande sono naturali. E dobbiamo rispondere, perché altrimenti dove andiamo? Qualcuno dice, e eh, canta che tutto ti apparirà. Sì, ma ci è apparso? Allora bisognerebbe chiedere a quelli che ci dicono così, a te è apparso? Mi puoi dire dove vai, con chi stai, chi troverai, cosa farai? Allora ti crederò, ma se non me lo dici neanche tu, non posso crederci. Ma queste domande trovano una risposta e domani lo vedremo. Già e grazie infinite a tutti per la preziosa associazione. Buona giornata, rade rade, a domani.